Allora ragazzi, il giorno dopo la disperazione, video della disperazione. Allora, intanto iscrivetevi al canale, dai, fatemi una cortesia. Like, campanellina, come si dice sempre, come dicono tutti. Allora, video del giorno dopo, video della disperazione, no? Questo video lo intitolerò Allegri non fa per te, dai. Non fa per te, è inutile che continui. Con le tue scenate nelle televisioni. Non fa per te, Allegri, dai, su. Siamo sinceri. Ma io ogni tanto penso. Allora, ogni allenatore ha il suo credo calcistico, no? Andiamo a vedere il suo credo calcistico. C'è chi gioca col 4-3-3, chi gioca col 3-5-2, chi gioca. Ognuno ha il suo credo calcistico, no? Questo allenatore non ha un credo, lui prova. Ha cominciato la stagione con il 4-3-3, poi è passato 4-2-3-1, dopo adesso era passato il 3-5-2, adesso prova il 3-4-3. Questo qui va a tentativi, non è che ha un schema fisso e giocatori fissi nei suoi ruoli. Lui va a tentativi perché è fatto così lui. No, ci prova, va a caso, se gli va bene, buon, se no, guardate che io vi ripeto, continuerò a ripetere, io questo allenatore l'ho difeso, ma tanto, 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 va bene che ero già stufo, già al quarto anno, quando era nel quinquennio, al quarto anno ero già stufo perché insomma il gioco era, sappiamo tutti, il quarto anno già cominciavo a stufarmi, il quinto anno non vedevo l'ora che andasse via. Non vedevo l'ora che andasse via, però dici, boh, ha fatto il suo tempo, ormai non lo seguono più, dici, poi le vittorie, ti fai un'idea, no? Poi ritorna e comincia a sputtanare Pirlo, perché quando comincia a dire, dopo 6 mesi, se la squadra non ti segue, vuol dire che hai fallito. Vuol dire che hai fallito, no? E lui sputtanava Pirlo, no? Ritorna. E fa più cagare di tutti, fa più cagare di tutti. Gli può dare un anno di attenuante, perché un anno magari glielo dai tutti, ma dopo quasi 2 anni che tu hai in mano una squadra e continui a vedere sti schifezze, perché qui, ragazzi, qui si parla di veramente di schifezza, eh. Qui non è che c'è che ogni tanto c'è qualche partita, dici che non va, no, qui a ogni partita, qui è una schifezza continua. Non lo so, io vedo Inzaghi ha il suo 3-5-2, Klopp, Guardiola ha il loro 4-3-3, Conte il 3-4-2-1, Pioli 4-2-3-1, vanno avanti così. E lui non ha uno schema fisso, lui fa tentativi, ripeto, va a tentativi. Ragazzi, guarda, sono molto deluso. E ieri gli ho detto non fare il cagon. Non fare il cagon all'Europa, perché io all'Europa League ci tengo, ci tenevo molto, ci tenevo. Guarda, ragazzi, che se andiamo fuori anche con questi qua, è molto, la storia è molto più grave del previsto, perché qui ogni anno è sempre peggio, qui. Ogni anno è sempre peggio, ragazzi. Quando c'era Sarri che diceva, che ha detto, Sarri sarà stato quel che era, però aveva ragione. Questa squadra è inallenabile, ma inallenabile perché? Perché ormai questa squadra si è talmente, come si dice, istituzionalizzata nel seguire quel tipo di gioco lì. È come se io comincio a dirti, no? Te, tu sei con me, ogni giorno ci vediamo, facciamo una camminata, passa uno e io comincio a dire, guarda che quello lì è un coglione. E tu dici, e il giorno dopo comincio a dire, guarda che passa di nuovo e dico, guarda che quello è un coglione, quello è un coglione, quello è un coglione, quello è un coglione,
alla fine tu ci credi che quello è un coglione, perché è normale perché ti entra talmente in testa, e no? Psicologia questa qui, lui distrugge psicologicamente, ma ormai l'ho capito, lo hanno capito tutti, l'ho capito anch'io, ci sono arrivato tardi, ma ci sono arrivato, lui distrugge psicologicamente i calciatori, perché non è possibile. Sarri dice, questi giocatori si preoccupano più di guardare dietro che guardare avanti, non è normale, non è normale questo. Che poi Sarri è stato boicottato, a me dispiace, perché Sarri, a me non dispiaceva Sarri, era quel che era come persona, poi non si metteva le maglie della Juventus perché a lui la Juventus faceva schifo, l'abbiamo capito tutti, però è un allenatore Sarri. Sarri diceva le cose in faccia e aveva ragione, questa squadra qui è inalienabile. Questo è tornato e sta rovinando anche i nuovi, perché quelli, dici, quelli vecchi, bon, ormai giocavano come voleva lui, però dici, almeno quelli nuovi, sta rovinando anche quelli lì, cominciano a giocare si fa per dire, a fare quello che dice lui, no? Bisogna che questo qui vada fuori dalle palle velocemente, prima che li rovini del tutto. Io non capisco il perché Elkan, dopo che lui gli aveva dato le dimissioni lì con Cherubini, gli ha detto no, rimani là. Io non lo so questo il perché. A sto punto qui dai tu le dimissioni, ma alla più sporca lascia Landucci in panchina, peggio di quello lì non penso che faccia, peggio di quello lì, no? E poi non venitemi fuori a dire che ma i 15 punti, trovare le solite scuse, no, perché quei giocatori sono giocatori strapagati, quando che ti arriva la paga, a me me ne fotto dei 15 punti, sono pagato per giocare, sono strapagato, quella lì è una cosa che ti dicono loro, ma alla fine non è che tocca tanto al giocatore, quando il giocatore, i giocatori per farli correre, per fare quello che vuoi tu, devi fare solo una cosa, toccargli i soldi, quando gli tocchi i soldi, perché il mondo va avanti per via dei soldi, no? Il mondo è stato rovinato dai soldi, no? Giusto? Tu, se gli tocchi i soldi ai calciatori, vedi come reagiscono. Altro che i 15 punti che dicono che hanno preso un colpo psicologico. Tutte cagate. Tu prova a toccargli i soldi ai calciatori, vedi come cambia la storia. Comunque questo qui è un'altra cosa. Allora ragazzi, qui è sempre peggio. Qui bisogna prendere veramente provvedimenti, perché non è possibile che con una squadra come quella... Guarda ragazzi, che se c'era al posto della Juventus la Salernitana, non so solo, a questa squadra le nerficava 3 il primo tempo, A questa squadra le nerficava 3 al primo tempo e tu fai un gol e vai sempre sempre con quella di difenderti e non mi dire che non è vero, perché io non so a chi, e può essere solo lui che dà l'input a questa squadra, che dopo aver fatto un gol e si devono difenderlo assolutamente a tutti i costi, perché non se no chi lo dà l'input? Io non penso che i giocatori dopo aver fatto un gol si mettono tutti in difesa e giocano tutti alla stessa maniera, hanno quella visione di calcio lì, io non credo, perché questi giocatori che abbiamo noi sono giocatori che dopo un gol tu devi continuare a giocare, cercare di fare il secondo, il terzo, chiudere la partita. Non puoi ogni volta speculare sull'1-0, l'1-0, 1-0, perché dopo alla fine non ti va sempre di culo. Dopo, quando arriva la partita veramente importante come quella di ieri, dopo li prendi. Quindi Allegri, ascolta, capisci a me, come dicono giù, molla, non fa per te, è inutile che dopo ti incazzi, torno a dire che ti incazzi davanti alle telecamere, perché hanno ragione, ormai ti hanno mollato tutti ti hanno mollato, e
quelli che fischiano in campo devono fischiare lui, no, i giocatori, perché i giocatori, io penso che sono talmente condizionati da questo qui, perché è un presuntuoso anche, è un presuntuoso, è un arrogante. Io non ci credevo che questa persona, sai, quando uno non lo conosci di persona, che lo vedi solo nelle conferenze, non pensi a una roba del genere, ma questo è veramente arrogante e deve essere anche cattivo, deve essere anche cattiverioso, secondo me, questo personaggio, questo deve essere anche cattiverioso e deve essere cattivo. Che ho visto anche le interviste sue quando giocava ancora con Galeone lì al, mi pare, il Piacenza lì per Scar, faceva l'intervista, era già arrogante quella volta lì. Quindi ragazzi, la storia qui, come ripeto, è grave, molto più grave di quello che si pensa qui, perché abbiamo una società allo sbando, società da rifare tutto da capo. I giocatori sono quelli che sono, perché anche ci mettono anche i giocatori, eh? Non pensate che è tutta colpa sua. Sì, 8 su 10 colpa sua, però i due restanti ce li mettono loro, perché noi ogni volta che giochiamo una partita giochiamo sempre in 8, Tu non puoi tornare a giocare col 4-3 con Terzini, De Sciglio e Alexandro, quelli non sono più giocatori. No, avevi continuato col modulo 3-5-2, andava discretamente, continua così. Ma perché devi andare a sconvolgere ogni partita, devi andare a sconvolgere l'equilibrio della squadra? Dopo, alla fine, i calciatori non ci capiscono più un cazzo, no? Perché anche se tu provi durante la settimana il cambio di schema, non viene assorbito dai giocatori come se giocassero sempre con quello schema lì, no? Non è ma ragazzi, questo come dico, va a tentativi, se gli va bene. Io non ho mai visto una Juve così brutta, Io cerco di ricordarmi indietro, neanche con Manfredi, ma neanche i settimi posti, almeno giocavamo, ma giocavamo di merda, ma almeno giocavamo, le prendevamo, ma almeno cercavamo di fare qualcosa. Con questo qua è il nulla. Ragazzi, sono preoccupato, sono molto preoccupato, deluso e incazzato, perché dopo della delusione subentra l'incazzatura, no? Poi ragazzi, vi saluto e Allegri, vai fuori dai coglioni. Allegri, va, per favore, fai un regalo a tutti quanti, vai fuori dai coglioni, lascia Landucci da solo in panchina, perché penso che lo seguano di più lui, e vai fuori dai coglioni. Ragazzi, vi saluto, Allegri out anch'io, adesso comincio a dire anch'io Allegri out, vai fuori dalle balle. Vi saluto, like, campanellina. Fatemi una cortesia e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, alla prossima.